Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuovo unboxing a tema Harry Potter perché questa volta ho acquisito alcuni oggetti di un collezionista pentito. Ma detto questo, prima di cominciare vi ricordo che su Pumpling utilizzando il mio codice sconto 7Potter avrete sempre un petit quinzino in omaggio e troverete magliette, felpe, scarpe, accessori di tutti i fandom. E naturalmente il mio codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Sotto l'info box trovate i link a Pumpling e anche il link alla mia vetrina Amazon, dove ho selezionato tantissimi prodotti a tema Harry Potter che fanno già parte o che faranno parte della mia collezione. Potete acquistarli tramite i link di Amazon e per ogni acquisto Amazon sosterrà il canale con una piccolissima percentuale. Quindi grazie in anticipo per chiunque comprerà qualsiasi cosa tramite uno dei miei link. Detto questo, ragazzi, cominciamo e abbiamo questo pacco che in realtà ho già aperto perché l'ho acquistato un po' di tempo fa e l'ho acquistato tramite Facebook. Ho conosciuto su un gruppo di Harry Potter una ragazza che era stanca di collezionare, quindi ha deciso di vendere parte della sua collezione e aveva tantissime cose in vendita. Io ne avevo molte di quelle e alcune erano davvero carissime, quindi non volevo spendere tutti quei soldi, ma sono riuscito comunque a accaparrarmi un po' di cose che mi mancavano e che cercavo da tanto tempo. E quindi, ragazzi, andiamo ad aprire assieme questo pacco e scopriamone il contenuto. C'è anche un prodotto Noble Collection, quindi attenzione, attenzione. E io per tutte queste cose ho speso 40 euro, incluse le spedizioni. Quindi, togliendo, facciamo conto, 7 euro di spedizioni, ho pagato tutto circa 33 euro, che secondo me è stato comunque un buonissimo affare. E la prima cosa che voglio mostrarvi è questa. Ragazzi, la bottiglia di burro birra inglese di Mina Lima. Io la cercavo da tantissimo tempo, ragazzi. Ce ne sono due versioni. Quando andai io agli studios l'ultima volta, 2 anni fa, non erano ancora state rilasciate, quindi non le ho potute comprare. Ma Mina Lima ha realizzato per i parchi divertimento, sia quelli europei che quelli americani, le bottiglie di burro birra con l'etichetta inglese, come quella in questo caso, e una con l'etichetta americana che viene venduta anche in Inghilterra in realtà, ma soprattutto a New York. Questa bottiglia è vuota naturalmente, non ha il contenuto, ma sono stato felice di comprarla perché è davvero molto molto difficile da trovare e le etichette, la forma della bottiglia, il tappo, è stato tutto pensato dallo studio Mina Lima e devo dire che mi piace tantissimo. È molto molto bella, il logo super azzeccato, i colori sono sempre molto Mina Lima, questi colori acidi, questi verdi, questi gialli, questo arancione. Quindi questa bottiglia urla Mina Lima da tutti i pori e davvero sono super super contento di averla beccata e spero di beccare anche quella là americana. Quindi qualora qualcuno dovesse vederla su Vinted, in vendita da qualche parte, anche un sito, quindi col contenuto come nuova. Ragazzi, contattatemi su Instagram, mi trovate come antonio.seria, mi raccomando, mandatemi un messaggio perché la comprerei molto volentieri. Quindi questo è il primo oggetto che ho recuperato, super super contento. Il secondo oggetto è questo qui, si tratta dei bonbon esplosivi, anche questi in vendita al Warner Bros. Studio Tour, sono una sorta di replica di quelli in vendita a Mielandia e questo è ancora pieno. I cioccolatini sono scaduti, quindi sono scaduti a dicembre 2020, quindi da un bel po'. Però io li volevo tantissimo e volevo la scatola piena perché naturalmente essendo trasparente sarebbe stato stupido tenerla senza i bonbon all'interno che sono incartati in questa carta arancione. Anche in questo caso il packaging è disegnato da Mina Lima perché riprende quello lì dei film e lo trovo davvero molto molto bello. Mi sarebbe piaciuto assaggiarli, io inizialmente pensavo di scartarli e sostituire i cioccolatini con delle palline di polistirolo, ma essendo ormai scaduti è inutile aprirli, li lascerò così. La scatola è in perfette condizioni, è super super bella questa forma triangolare con questa faccia urlante in cima.
mi piace davvero tanto. Questa scatola urla, secondo me, Grifondoro da ogni poro. E anche in questo caso mi mancava. Avevo già recuperato due dolciumi, oltre la cioccolana, e mi mancava questo, e me ne mancava anche un altro, che anche in questo caso sono riuscito a recuperare. E si tratta delle famosissime api frizzole. Ecco qui la confezione, anche in questo caso le api sono ancora all'interno, il pacchetto è pieno. Questo è scaduto a febbraio 2021, ma a me interessava la scatola, che la trovo davvero molto molto bella. Ha questa parte qui in alto molto elaborata, con questa specie di ape con una faccia umana urlante, e anche dietro è riportato lo stesso personaggio. Ragazzi, a me fanno impazzire, non so per quale motivo, ma mi attirano un sacco anche questi prodotti dolciari con le confezioni riprese dai film. Quindi, secondo me, Warner Bros. Nei suoi tour sta davvero investendo molto molto bene nel merchandising, nelle repliche, nel cibo. Sta davvero creando tutto un ecosistema di roba che vogliamo comprare. I collezionisti vogliono aggiungere alla collezione, che si tratti di cibo, di vestiti, di gadget, di roba personalizzabile. Hanno davvero creato tutto un mondo attorno ad Harry Potter di merchandising davvero molto molto forte. Ragazzi, sono super super contento di aver preso anche queste qui. Quindi, in questo momento abbiamo tutta una zona un po' mangereccia di Harry Potter. Ma la cosa non finisce qui, perché manca ancora un oggetto. E abbiamo diverse parti di questo oggetto. Questa è solo carta. E ragazzi, ho acquistato questo prodotto, che al momento non si trova più, è andato fuori produzione. È un prodotto Noble Collection realizzato per i crimini di Grindelwald, che, come sappiamo, non è che sia andato granché. È appunto andato fuori produzione, costava 39 euro, non l'ho mai preso, e ora naturalmente, una volta andato fuori produzione, lo volevo, naturalmente, come è giusto che sia. E lei ne aveva una senza la scatola, cosa che a me comunque non interessa più di tanto. E ne aveva una che però sua figlia aveva rotto. Aveva rotto perché aveva spezzato la parte superiore della penna. Questa è una penna a forma di ramoscello con due foglie. E sua figlia l'ha leggermente spezzata in questa parte qui in alto. Lei ha messo un po' di colla, ma davvero è una cosa irrilevante, neanche si vede. E quindi sono stato super contento di prenderla. La penna ha il suo tappo. E la cosa però fondamentale è questa, che a me ha lasciato davvero a bocca aperta, perché si tratta di questa mela. È una mela caramellata, ma ragazzi, è realizzata interamente in terracotta. All'interno, nel foro, si vede proprio la terracotta all'interno. Infatti è pesantissima ed è davvero super bella. È, credo, tra gli oggetti più belli che io abbia mai visto di Noble Collection. Non so se rende nello schermo, ma è super lucida, quindi è totalmente lucidata per dare questo effetto mela caramellata. Ha i dentoni davanti e naturalmente la penna va inserita qui in alto, perché appunto si tratta di una mela caramellata stregata. E questa mela la vediamo per pochissimi secondi, davvero pochissimi secondi, nei crimini di Grindelwald all'interno del Circus Arcanus. Quindi vediamo questa bancarella con delle mele stregate caramellate con i dentoni. Anche questo realizzato da Mina Lima. E ragazzi, nonostante si sia visto per pochissimo tempo, magari avranno tagliato delle scene dove veniva vista un pochino di più, magari ne mangiavano una i personaggi principali, non lo so. Però, proprio per quel motivo, perché non l'avevo vista granché nel film, non è che mi interessasse più di tanto. Però, una volta andata fuori produzione, il mio interesse è aumentato, devo dire la verità. E mi è capitata questa occasione e l'ho presa al volo. Me l'ha fatta pagare solo 14 euro, quindi un terzo praticamente del suo valore originale. E adesso che è andata fuori produzione, probabilmente il suo valore aumenterà nel tempo. Quindi io vi consiglio di comprarla. Se la trovate in qualche negozio, da qualche rivenditore, anche usata, io vi consiglio di prenderla, perché è un pezzo che potrebbe aumentare parecchio di valore.
Nella parte in basso abbiamo naturalmente tutti i loghi, Warner Bros., Wizarding World, Noble Collection, quindi tutto originalissimo, ma vi ripeto, la qualità della mela è qualcosa di spaventoso. È realizzata in terracotta, dipinta a mano, laccata con questo lucido che è davvero bellissimo. Viene quasi voglia di morderla, sembra una mela vera, davvero bellissima. Ragazzi, quindi fatemi sapere cosa ne pensate voi nei commenti e se la conoscevate e se l'avete già. Fatemi sapere anche nei commenti qual è il vostro pezzo preferito e quali avete, quali vorreste recuperare anche voi. Naturalmente seguitemi su Instagram antonio.seria. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, lasciate un piace, commentate, condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità. Ciao!